Buonasera, buona cena. Ah! Ciao a tutti, banani. Bene, ragazzi, io vorrei sapere ancora un paio di cosine prima di iniziare. Cosa ne pensate dei vostri personaggi senza spoiler? Parlo per ultimo io. Allora vai, Pizzu. Io, visto che sono il primo qua nella schiera. Eldar, faccio una domanda anche a voi. Conoscete sicuramente Warhammer, è un mondo conosciuto. Cioè, avete mai giocato? Intendo oltre al ruolo, c'è anche miniature, carte, videogiochi. Eldar li conoscete? Io li ho iniziati a conoscere adesso, praticamente. Ho giocato altre razze, gioco da tavolo anche. Un amico ha detto che ho un feticismo per gli egiziani nello spazio. Se conoscete il mondo di Warhammer, forse sapete capire chi potrebbe essere. Gli egiziani nello spazio, aiuto. Gli egiziani nello spazio. Ok, allora io ti direi, Luca, tu invece? Onestamente non pensavo mi avresti permesso di giocarlo. Perché un costrutto di spettrosso stupido, ignorante, che spacca tutto, incazzato con il mondo e sempre mezzo addormentato, è un po' paua, però vabbè, mi piaceva e mi piace anche la storia che abbiamo creato. E soprattutto, per rispondere a Pizzu, sì, conosco gli Eldar, avevo un esercito di alti elfi e volevo fare l'esercito degli Eldar, però poi ho detto non ho abbastanza soldi, preferisco... come si dice, fare altro con i miei soldi, tipo comprare, fare la spesa, vedere gli amici, eccetera. Quindi insomma, se avete paura che i vostri figli si perdano e spendano soldi in cose cattive, fategli conoscere Warhammer e loro spenderanno soldi lì e nient'altro. Esatto, se non volete che qualcuno entri nelle droghe, Warhammer approved. Ci dissociamo sempre comunque. Sì, sì, nel dubbio. No, non da Warhammer, ma dall'altro. Non lo so, anche da lì forse. Da sarà tutto, il caso. Ci dissociamo. Comunque, da tutto. Comunque, sei tu, Hildor? Bene. Nice. Andrea? Allora, il mio personaggio, ragazzi, io lo amo già. Guardate che bello che è. Cioè. E sono contentissimo di ruolarlo perché è matto. E vedrete. Va bene. Per il resto di Warhammer in realtà conosco abbastanza poco e quindi colgo l'occasione per giocare, a parte che mi piace, ho giocato con Manu qualche altra volta, a parte che mi piace giocare con Manu come master, soprattutto a 40k perché è molto bravo e mi aiuta a conoscere qualcosina di più, ecco, quindi ben venga. Ciao. Ciao. Abbiamo qualcuno che saluta Pizzu in particolare. Una stalker. Wow. Allora, ragazzi, io andrei ad iniziare con il vostro permesso. Che ne dite? Assolutamente sì. Ciao Steno. È buio. E un disco di luce si forma su un terreno liscio e traslucido. Una coppia di individui vestiti in modo stranissimo, con dei giacconi neri e alcune parti raffazzonate con degli rombi di vari colori, si inchinano a voi. Tra di loro una terza figura arriva, indossa una gran maschera, priva di occhi, ma con un grandissimo sorriso sopra. Una voce arriva alle vostre menti, ma non sembra muoversi il viso nella maschera. Questa è la vicenda della danza dei profeti, vera come le 100 spade di Vol, pura come le lacrime di Isha, ispiratoria
come il canto di Cain. Ma i defunti dei non potevano udire, e indica a destra e poi a sinistra, e queste due figure si muovono come se venissero colpite da un fascio elettrico invisibile. I defunti dei non potevano udire le preghiere dell'arcamondo Ulcari, vivo, ma imprigionato nel sistema che gli Scimmiag, gli umani, usano definire come Gilead. E si muovono le spalle di questa figura come se stesse ridendo, si stringe quasi per un attimo. La situazione era veramente dura. I profeti sognavano la lotta molto prima che essa si svolgesse devastante. E ad ogni misura, contromisura, presa sull'onda delle divinazioni, il profeta oscuro e opposto, e sembra quasi illuminarsi da una luce che viene da sotto, rossa e molto forte, faceva lo stesso. Nel frattempo dietro vedete le due figure tirare fuori delle spade improvvisamente e attaccarsi, ma in maniera finta, e speculare senza mai colpirsi. Gli uccelli colorati cantavano nelle umide calde cupole di Ulcari mentre una guerra segreta lo attraversava, e indica con la mano intorno a sé. Non vista, fatta di pensieri che cambiavano il futuro, sguardi con il potere di condannare all'oblio, sgretolare le montagne, far deflagrare i visceri, e le due figure dietro di lui si buttano a terra in una parodia di morte. Tramutare in polvere la speranza in ogni futuro prevedibile dagli occhi dei più potenti lungo sguardo, eccetto una manciata di esili diramazioni di futuri possibili, nella quale dei predestinati, si guarda intorno come se qualcuno gli stesse parlando, avrebbero portato ad un epilogo accettabile, e muove la mano. Questo mortale ballo. La scena cambia completamente. E tutto intorno a lui prende come vita, dal buio, una grande savana. Le spighe gialle staccano molto dal cielo azzurro, grandi nuvole scorrono piuttosto veloci e delle enormi vallate si aprono con dei canyon. Eruldzard è a cavallo di una creatura con lunghe zampe posteriori e una testa con delle grandi nodosità ossee. Descriviti pure. Eruldzard è un Eldar che si è allontanato dagli Arcamondi. Ha deciso di esiliarsi da solo su questo mondo dimenticato, su questo mondo esodita, come lo chiamano le sue genti, chiamato Menim Shemash. Attraversa queste praterie verdeggianti a cavallo di un dinosauro, di un pachicefalosauro, su questi mondi esoditi non sopravvissuti, il mondo è rimasto come era un tempo. Attraversa le praterie sul suo pachicefalosauro, portando con sé tutto quanto il branco. Lui ha scelto una vita più semplice, di allontanarsi dal mondo, quello degli arcamondi, il mondo per lui corrotto, un mondo pieno di vergogna, pieno di sentimenti, pieno di orrore. Sugli Arcamondi aveva visto cos'è successo millenni fa, aveva visto cos'era successo il vero tormento, aveva visto tramite le pietre dell'anima di persone antiche cos'era successo quando colei che aveva sete era stata creata, e prima ancora cos'era successo, cosa faceva il suo popolo. Provava una profonda vergogna per quello che aveva fatto la sua gente, aveva distrutto l'universo.
Continua a correre lungo la prateria, con dietro tutto quanto il branco, una cinquantina di pachicefalosauri. Lui adesso fa un lavoro umile, si distacca dalle emozioni facendo lavori bassi. Fa il pastore in questo caso. E sta tornando pian pianino verso l'accampamento dove c'è la tribù che ha conosciuto quando è finito, quando ha deciso di trasferirsi su quel mondo. È in sella, non ha briglie, non ha morso, non ha una sella, è proprio a pelo della bestia. Delicatamente gli sposta il collo per indicargli la direzione e dice: andiamo, andiamo veloci, l'accampamento ci aspettano. La senti, si gira verso di te e fa... Ok. E con un burbottio gutturale parte e accelera verso i suoi amici. Ok, quindi ti stai dirigendo verso l'accampamento della tribù con cui vivi? Esatto. È una piccola tribù. Sono tutti quanti persone che, come lui, Eldar come lui, si sono trasferite su questo mondo. Per la precisione non si sono trasferite, sono nate in questo mondo. Lui è l'ultimo arrivato. Tutti quelli della tribù sono figli degli esoditi originali. Sono seconda, terza, quarta generazione successiva. Non hanno mai visto un arcamondo. E Ruzard sta ben attento a parlargli degli arcamondi. Non vuole che stimolare la loro curiosità e farli spostare su quei mondi corrotti. Ok, che aspetto ha? Ruzard sta cavalcando vestito completamente con la sua armatura Eldari. A spalle ha un sacco che dentro contiene il suo elmo e tutto quanto il suo equipaggiamento, la sua pistola, le viveri per sopravvivere, a volte sta fuori anche giorni al pascolo con le bestie. E mentre corre, pensa guardando agli arcamondi, a quello che ha abbandonato, senza paura, senza aver dimenticato le sensazioni che ha provato in quel mondo, e involontariamente si accarezza l'armatura. Sul petto c'è una scanalatura dove conteneva la pietra dell'anima che ha deciso di rimuovere. Lui ha deciso di appartenere a questo mondo, non intende ritornare in nessun modo sul mondo, sugli arcamondi. Quando morirà lui vuole rimanere, collegarsi allo spirito del mondo, passare attraverso lo scrigno nel mondo, del pianeta, ed entrare all'interno del grande circuito del pianeta. E per un attimo lo senti un pulsare basso nel terreno, che è un pulsare psionico, che non è veramente materiale, ma che riesci a percepire in quanto è Eldari. Cosa succede? Nel mentre questa cosa accade, la tua incredibile vista riesce a percepire in lontananza alcune figure strisciare in un'alta parte di vegetazione. Cosa fai? So che questo mondo è terribile. Tutto quanto quello che c'è in questo mondo è avverso. La scelta apposta è Ruzard di questo mondo. Il meteo, gli animali, la flora, tutto è pericoloso. In particolare sa che quando sposta queste grandi bestie attira sempre i carnivori. Potrebbero essere dei carnivori, potrebbero essere una tribù rivale, potrebbe essere qualsiasi cosa. Sta sempre ben attento a guardare elementi, orme in terra, a guardare gli alberi, a guardare gli arbusti, a guardare ogni dettaglio che possa indicare quale possa essere il pericolo. Certo. E infatti noti subito gli indicatori del pericolo. A non molta distanza un paio di occhi brilla tra la vegetazione. È la questione di un attimo. Ma la scena si sposta immediatamente altrove. La scena si sposta su una larga balconata. La vista è mozzafiato, se tu non fossi nato lì, Agonizer. Questa larga balconata è scura, nonostante diversi soli siano incatenati in una specie di tunnel di cui non riesci a vedere la fine. E di cui tutta la parete è ricoperta di strutture appuntite che vanno verso il centro, dove i soli sono concentrati. Cosa stai facendo?
E in quel momento, probabilmente sto aspettando qualcosa o qualcuno, e quindi sono impaziente, sono nervoso. E quindi, per spezzare l'attesa, mi sto lanciando dei coltelli che normalmente tengo. Sono piccoli coltelli molto affilati e appuntiti, e li tengo in una specie di fascia a tracolla. Li sto lanciando contro appunto una parte della balconata. Faccio in modo che si impiantino, poi li vado a riprendere. Mi tagliuzzo anche ogni tanto, e ogni volta che si spilla un po' di sangue provo un brivido di piacere. Gli altri schiavi presenti nel balcone, sul balcone, scusate, rabbrividiscono ogni volta che lanci un coltello. Quelli sono i tre schiavi che Sune ti ha mandato per passare il tempo mentre aspetti di essere chiamato. Perché Sune mi ama. Esatto. Ti ama, e questi tre individui più bassi di te, uno ha la pelle blu, gli manca il naso e ha larghi denti alieni con due grossi occhi neri, l'altro è uno scimmiag sporco, bruttissimo, enorme, e l'altro è un altro scimmiag. Gli scimmiag sono gli umani, vi ricordo, di sesso femminile, che paragonati a un Eldar fanno veramente, veramente ribrezzo, ma sono lì per te, per farti passare il tempo. Dopo un po' che sono lì, a un certo punto li guardo, dico: beh, facciamo una bella cosa. Non capiscono la tua lingua, ma conoscono il dolore lì a Komorag, la città oscura. Allora io, visto che non capiscono, io gli parlo lo stesso, ma non importa. Mi avvicino in modo un po' quasi per schernirli, quindi con ampi passi. Ciao Orso. Ciao. Ehi Orso, ciao. Con ampi passi, queste falcate, come facendo dei piccoli inchini, così. E do un coltello a testa. Poi faccio un saltello indietro. E faccio: forza! Loro si guardano e si avvicinano tra di loro come se potessero darsi forza o sicurezza. Non osano muoversi. Io faccio come finta di niente, faccio qualche passo indietro, poi mi giro addirittura. Ok. Volume bassino di Andrea o in generale? Facci sapere. Ok. Allora, senti confabulare in una lingua che non conosci. E senti tintinnare, i coltelli cadono a terra. Allora, proprio mi metto a ridere, faccio una risata proprio isterica, e poi comincio a piangere. Corro verso di loro, ne prendo uno e lo butto giù per impiantarsi su una delle guglie. Voglio sentire l'urlo che fa. È un urlo straziante. Quale dei tre hai lanciato? Il primo che c'era. Ok. Grida, e gli altri due cercano di mobilizzarsi e ti guardano terrorizzati. È allora che senti una voce dietro di te. Che noia! Non dirmelo, non dirmelo! E ricomincio a tagliarmi un pochino. Ok. Ti si avvicina alle spalle Lamian, che tu conosci benissimo. E lei ti osserva. Cosa vede? Allora, vede
questa figura effettivamente molto slanciata, vestita con un'armatura che apparentemente di cuoio, ma probabilmente è solo è una sorta di materiale molto indurito, semi aderente, ok, con vari spuncioni, vari punti acuminati. E la figura, il volto è come effettivamente è stato rappresentato, esattamente così. Quindi quindi effettivamente un volto molto tirato, con questo sorriso molto spesso, esatto, proprio così, esattamente, proprio così, questi capelli anche essi tirati verso l'alto, e una e in particolare ha una lunga frusta arrotolata e un tridente di traverso sulla schiena, e ha sempre questo fare molto nervoso, sempre sopra le righe. Ok, e davanti a te invece c'è Lamian. La conosci bene. Lo sai che il suo vestirsi in modo attillato ed estremamente provocante lo è solo in funzione del fatto che si diverte nel far sentire a disagio qualcuno davanti a lei. Ma tu di solito non lo fai, ed è il motivo per cui forse ti rispetta più degli altri. Si allunga verso il balcone, la sua figura esile si pone fuori, ed è quello il momento in cui si sente il suono di visceri che esplodono, impalati chissà dove. E appena succede, sento il rumore, batto le mani. Eccolo qui. Anche lei applaude. Meraviglioso. Si gira verso di te. Sei atteso. Bene, bene. Per lo spettacolo puoi scegliere tra questi tre. E vedi che ha un grosso fagotto sotto braccio. Completi. Uno rosso, uno nero e uno... questo non mi piace, e lo lancia giù. Quale vuoi? Li allunga e li vedi srotolarsi. Sono palesemente dei completi messi, fatti per mettere in mostra, diciamo, le fattezze fisiche. Ok, direi di andare sul classico. La prossima volta uno più chiaro, voglio che le macchie di sangue si vedano bene. E prendo quello nero. Ed è sotto questa risata che la scena si rabbuia nuovamente. Resta buia. Un buio che non viene spezzato. Ildor, una voce ti chiama, chiama il tuo nome. Chi è? È la voce di Miret, che credo stia cercando di chiamarmi al dovere. Confermo. Quello che immagino, non che vedo, quello che immagino come ultima o prima cosa è il volto di Amnar, e probabilmente il mio corpo di spettrosso ha un leggero sussulto, un po' sgraziato. Alzo un braccio a un piccolo scatto, ma al momento percepisco solo parzialmente che sono sveglio, attivo, vivo. Ed ecco la sua voce che tu senti rimbombante, strana, quasi venisse da un luogo molto lontano.
che ti spiegano la situazione. Tu sei morto. Quindi cosa è successo? Che Ildor ha sentito una voce chiamarlo, la voce di qualcuno che è chino di fronte a lui e lo sta posizionando, perché Ildor si trova dentro una pietra dello spirito, grosso modo una pietra ovale lunga quanto una spanna, nella quale riposa o riposava la sua anima. Intorno a lui c'è un gran corridoio e stanno venendo risvegliati altri come lui, perché stanno venendo mobilitati. Ma questo Ildor non lo vede, vede qualcos'altro. Infatti Ildor non può vedere, Ildor può solamente percepire con una strana vista che è chiamata la spettrovista. E io la immagino un po' come la possibilità dello spettrosso di espandersi e di mutare. Quindi lui non vede un corridoio, lui sente un vuoto che è circondato da dell'altro spettrosso, perché presumo siamo in una struttura fatta di spettrosso. Percepisce una creatura vivente di fronte a sé, una creatura che ha delle sinapsi da psionico e che da prima non riesce bene a individuare, ma poi comprende essere Miret, la sua compagna di molte molte avventure prima della sua dipartita, prima della sua morte. Percepisce il suo stesso corpo di spettrosso, il pieno, ciò che non è vuoto ed è composto di spettrosso, e percepisce per la prima volta forse la sua stessa pietra dello spirito che viene posizionata, immagino al centro del petto, non ricordo dove viene posizionata di solito per gli spettrosso. Si apre una specie di parte, porzione dell'elmo, metterò una figura, okay, per dare un'idea. Quello dietro è un costrutto di spettrosso, quello avanti è una delle figure che li risvegliano. Non so se da casa lo vedete, ma vi può dare un'idea. Sì, dovrebbero vederlo. Ma nulla vieta che il tuo modello abbia una pietra inserita nel petto. Questo lo sai tu, perché il tuo PG. Per me ci sta che sia dentro alla calotta del casco, perché appunto non è neanche un casco, è più una specie di pupazzo di spettrosso. E Ildor percepisce probabilmente le altre spettroguardie che appunto stanno cominciando a diventare animate, quindi c'è questa strana commistione di pieno inerte e allo stesso tempo vivo dato dalla pietra dello spirito che si sta attivando anche negli altri. E vorrei capire quanto sono reattivo, quanto posso muovermi, o se ci vuole ancora del tempo prima che io cominci a avere la forza o l'intuizione di ok, mi posso muovere. Questo dipende dalla forza di volontà che muove il tuo risveglio. Cosa ti ha spinto a tornare? Se posso emettere una parola, un verso o qualche cosa che può essere riconosciuto come una parola nella lingua Eldari, è un nome, il nome di Amnar. Quando tu pronunci il nome di Amnar, la figura davanti a te, che tu percepisci tra i vuoti e i pieni, ha un fremito, come se l'avesse colpita una secchiata d'acqua gelida. Quando percepisco questo mutamento nell'essere davanti a me, ho la certezza che si tratta di Miret e penso di poter cominciare a muovermi in modo abbastanza coordinato. Il mio braccio meccanico di spettrosso, prima lo muovo, piego il gomito, stringo le dita e le allungo lentamente come a voler calibrare la forza, perché questo corpo è nuovo e mi sembra quasi di essere ancora addormentato, ancora risucchiato dentro al flusso dell'eternità della navicella dell'arcamondo, scusa. Ok, mi avvicino al viso, se ha il viso scoperto. Non lo so se ha il viso scoperto o se indossa un casco, Miret. Descrivilo tu, perché tu stai vedendo in questo momento. Potrei anche percepire che al momento del mio risveglio il casco si è ritirato, ovvero lo spettrosso che copriva la parte vivente si è ritirato, un po' come, non lo so, dei caschi automatici che si sollevano, e ora percepisco che
tra lei, il vuoto e me non c'è più questa barriera del casco, e quindi con le mie dita di Spettrosso le sfioro leggermente il volto e con un volume più basso di quello con cui ho pronunciato il nome di Amnar, sussurro il nome di Miret, la stregona che mi ha risvegliato. Percepisce un disturbo sul suo viso, non è ben chiaro cosa sia. Ma percepisci un altro disturbo, quello degli altri che stanno venendo risvegliati intorno a te, anime di qualcuno che dorme da millenni. Tu stesso non sai quanto tempo è passato. Anime molto arrabbiate, anime molto distaccate. Una in particolare, non lontano, sembra molto spaventata. E si muove in maniera molto poco controllata. Tant'è che a un certo punto la vedi dare una grossa spinta a colui che lo sta risvegliando, facendolo cadere a terra, a raccogliere qualcosa al suo fianco, forse un'ascia, qualcosa del genere, e girarsi spaventato in tutte le direzioni. Senti la sua voce, ma la sentite come muoversi, come vibrare. Per la paura. Questa grossa creatura, questo automa di Spettrosso, a un certo punto fissa lo sguardo su Miret davanti a te. Probabilmente lei risuona nel warp, essendo una psionica. E con un passo tetro le si avvicina in maniera troppo sicura. Qualcosa non va. Io cerco immediatamente di alzarmi sulle giunture. Non so se ero in piedi oppure se ero steso a terra. Per Come dici tu? me ha senso che erano, che sono tutti tipo appesi, come una specie di, su una specie di gruccia tipo. Ok. E quindi mi sgancio dalle grucce e cerco di posizionarmi su queste giunture, cercando un attimo. Magari sono anche un pochino traballante perché mi sto ancora abituando al fatto non solo che sono di nuovo attivo, ma ho questo nuovo corpo, quindi nuove, come si dice, nuove prospettive, nuove dimensioni, perché sono più alto di un Eldar normale, quindi mi devo misurare meglio i passi. Ma quello che faccio di sicuro è mettermi tra questo automa che si sta muovendo in questo spazio vuoto e si sta dirigendo verso Miret, o quella che percepisco essere Miret, e mi ci metto proprio davanti, cerco di chiudere il passaggio. E sono armato anch'io? Ti guardi intorno. C'è un'arma, la tua arma. Qual è? Percepisco che nella navicella, insieme a tutta la calotta che ricopre praticamente il corridoio, ci sono le varie armi di tutte quante noi. Allungo il braccio come se l'avessi fatto migliaia di volte e afferro un lungo spadone di Spettrosso che ora diventa un prolungamento del mio braccio. E mi metto in posizione e non so se gli, le spettro guardie parlano tra loro o comunicano telepaticamente. Cioè, so che possono emettere delle parole tra loro e gli Eldar, ma non so se comunicano telepaticamente tra di loro. Psionicamente possono anche comunicare tra loro quando essi rispondono. Ok. Allora, quello che faccio è comunicargli subito fermo, ma cerco di non articolare, cioè nel senso, ho appena imparato a camminare di nuovo e a usare la spada e a prendere in mano la spada di nuovo, quindi gli mando subito un messaggio che penetra, che parte dal mio casco e va attraverso il vuoto per entrare nel suo casco e gli dico fermo. Quando dici fermo, la sua camminata sicura diventa una corsa. La prima volta che stompa per terra col suo peso, vibra tutta la visione di Spettrosso che è intorno. Tutto il suo odio verso qualcosa è canalizzato verso di te. Cerco di intercettarlo. Non voglio attaccarlo con la spada, ma la tengo salda in mano. Voglio proprio dargli un tackle e buttarlo per terra. Ed è quello il momento in cui dalle frasche escono fuori un trio di grossi carnivori. Erul, davanti a te ci sono tre grossi dragoni. Pizzamorte arriva. Miva. Temeva questo momento. Inizio paura. E quindi,
sulla mappa avrete solo un'indicazione di quello che sta esistendo nel teatro della mente su cui tutti ci muoviamo. Come sono fatti i dragoni? I dragoni sono delle bestie grandi, sono tipo dei velociraptor, per intenderci. Bocche grandi, denti aguzzi affilati, si muovono sempre in squadra e anche soltanto uno può essere molto molto pericoloso. Una squadra, una piccola squadra da tre può essere veramente ostica da affrontare. Ci dicono lo sa benissimo. Sono essere dei manici, scusate, con le corna lunghe, manici di spugna, scusate, vai pure. Esatto, delle belle bestie con le corna lunghe, il pelo bello, lungo, le corna belle, scusate. Vengono da Brescia, è da lì che vengono generati i dragoni. Bella, mi è piaciuta. Rusard. Da Brescia. E Rusard sa che non può fermarsi, perché altrimenti tutto il branco si fermerebbe, seguendo l'alfa. Inizia a soppesare la situazione. Quanto sono distanti? Sono a un centinaio di metri. E sai che il pericolo per il branco è quello che si spaventi e si disperda, cosa in cui sono bravissimi i dragoni, che mettono dei sibili terrificanti. Il branco unito non è affrontabile neanche da tre dragoni. I pachycefalosauri sono erbivori, ma sono pur sempre molto pericolosi se vengono aggrediti, se si iniziano a difendersi da soli. Il branco non deve disperdersi, però non può neanche fermarsi. Eruzard allora accarezza il maschio alfa che sta cavalcando e gli dice: prosegui. In quel momento Eruzard scende dalla cavalcatura che sta accelerando il passo. Sembra quasi un movimento di danza quando scende. Si muove sinuosamente seguendo i movimenti del corpo e atterra ben piantato per terra con i piedi larghi in una posizione difensiva. Rimane da solo mentre il branco prosegue. Ci impiega un po' a superarlo tutto quanto il branco. Alcuni maschi comunque rallentano il passo guardando Eruzard. È pur sempre lui l'alfa. L'alfa che cavalca è soltanto il vice a loro vista. Vuoi che loro continuino ad andare avanti come gli hai comandato? Voglio che continuino ad andare avanti come gli ho comandato. Bene, allora abbiamo il primo test della campagna, signori. Apri la scheda. Hai una lista di abilità in basso a destra. Una di queste si chiama comando. Selezionala e poi fai il tiro come hai fatto in precedenza, con una classe difficoltà da superare di 3. In questo gioco i tiri funzionano così. Lui ha una pool di dadi che è fatta tra la caratteristica e l'abilità, e per ogni 4 o più, sono tutti di 6 in questo gioco, ha un successo. Con un 6 ha 2 successi. Allora abbiamo un 1, un 4 e un 6. Il 4 è un successo e il 6 sono 2 successi. La prova è superata, descrivi come si allontanano. Quasi mi percepissero quasi più le vibrazioni che le parole, non capiscono alla fine quello che dico. Proseguono accelerando il passo, lasciandomi indietro da solo ad affrontare i tre dragoni. Ok. Come funziona l'iniziativa in questo gioco? Così ve lo spiego a modo di tutorial mentre andiamo avanti. Si gioca alternativamente. Quindi, cosa fa Eruzard? Queste creature sono ancora circa un centinaio di metri. Eruzard, come prima cosa, si mette in una posizione larga, braccia a gambe larghe, pronto a scattare. La mano si muove verso la sua spada, la prende, la mano si adatta perfettamente all'impugnatura,
Sembra quasi un'estensione del braccio, non sembra un'altra arma. Cerca di studiare chi possa essere il caposquadra di questi tre qua. Lo individui subito. Ce n'è uno palesemente più grande, con il piumaggio più lucido e le scaglie più lucide. E le corna più belle. Le corna più corte. È la femmina, il capo. Eruzard non ha paura. Ha già affrontato altre volte dei dragoni. Ci dicono che se ha il berretto è il caposquadra, eh? Attenzione. Ha il berretto, master? Stranamente no. Infatti ci metti un attimo a comprendere che è lei il capo. Quindi, cosa fai del tuo turno? Io mi concentro su di loro. La guardo, la studio. Tento di dimostrare che non ho paura. Non voglio farli sentire paura. E comunque non aspetterò il loro movimento. Voglio essere il primo, far capire che sono io che comando all'interno di quel gruppo. Sono io che posso decidere cosa fare. Quello che farò è sfruttare delle conoscenze che ho acquisito quando ero ancora sull'Arcamondo. Ok. Cosa fai, quindi? Io vorrei utilizzare, se me lo permetti, il potere psionico Castigo. Ok, ti rendi conto che lo puoi fare, ma che dovrai attendere che si avvicinino, perché sono molto lontani per colpire efficacemente. Vorrei allora preparare l'azione. Tarderò fino a quando non saranno abbastanza vicini, rimanendo fermo e impassibile. Ok, allora il più piccolo dei tre scatta in avanti come se dovesse dimostrare qualcosa e corre a perdifiato, raggiungendo quasi la metà del terreno, poco prima di raggiungere l'area in cui ti triggeri l'azione. Quindi cosa fai? È a tiro adesso. È a tiro. Io non mi muovo. Rimango stabile, fermo in quel punto. Okay. E decido di lanciare castigo. Quindi, per lanciare castigo, fai una prova come quella di un attimo fa, su controllo psionico, e come classe difficoltà hai una caratteristica che anche voi ragazzi avete, giocatori, che si chiama difesa. Se la superi, l'attacco entra. Ok, ora, quindi vendetta vera, vediamo sto test. Il test lo faccio, vediamo se ho studiato, vincolato. Ok. Senza utilizzare bonus, quindi. Esatto, il gioco ha tante regole varianti, io ho spiegato a ciascuno di loro quelle che gli competono. Gli psionici hanno la possibilità di liberare più potere di quello che fanno normalmente con dei rischi. Lui rimarrà nella comfort zone, diciamo, dello psionico. Eruzard è tranquillo, sa che può farcela anche senza utilizzare tutto il suo potere. Lancio e dopo, in base al risultato, provo a descriverti l'azione. Yes. Bene, ti comunico che la difesa è 2. Quindi sono 2, 4, 3, 4 successi più il dado ira. E non posso trasformare nelle cose, solo uno. Quindi, il potere quindi è successo. Esatto, lanci un di 3 danni. Sto semplicemente descrivendo la parte tecnica, adesso andremo a vedere cosa succede in gioco. Bene. Descrivi come rendi inoffensiva la creatura. Eruzard rimane concentrato. Quando ha visto la bestia piccolina avvicinarsi, ha iniziato a seguire quella con lo sguardo, per dominarla già con lo sguardo, ancora prima di fare qualsiasi movimento. Nel momento in cui arriva a tiro, Eruzard si concentra, chiude un secondo gli occhi e ripensa a tutto quanto gli studi che ha fatto prima che si trasferisse sul mondo esodita. In quel momento sembra che non succeda niente attorno a lui,
rimane fermo, tutto quanto silente. Lui rimane silenzioso. La bestia invece inizia ad agitarsi freneticamente, dapprima come avesse semplicemente un qualcosa davanti agli occhi, come se avesse un insetto, una mosca, un fastidio. Poi inizia a gracchiare in modo sofferente. E pian pianino si accascia a terra, rimanendo sofferente, non so se morta. Dipende, se la vuoi morta o no. No, non la voglio morta. La voglio lasciare inerme e che non possa più aggredirmi. Eruzard è un pacifista, tutto sommato. Ha lasciato l'Arcamondo non per andare a dominare il mondo, esatto, cuoricioni. Ha abbracciato le credenze del mondo esudita su cui è sceso. Ha abbracciato le credenze dello spirito del mondo e non vuole ferire gli altri. Ok, e al contrapporsi di questo amore, una fame cieca di queste creature che scattano in avanti. Prima una, poi toccherebbe nuovamente al tuo schieramento, ma tu sei solo, i pachicefali si stanno allontanando, e poi l'altra. Sai che un altro lasso di tempo come questo e ti saranno addosso. Cosa fai? Eruzard sa che è il capobranco quello che va domato per riuscire a domare la squadra d'attacco. Quindi decide di nuovo di concentrarsi su di lui. Prova ancora a lanciare castigo. Stavo okay. Per dire smite. Tranquillo. Mentre tiri, vedi, noti i particolari del loro piumaggio. Ormai riesci quasi a sentirli addosso a te. Sono molto veloci. Vediamo cosa esce. Hai già effettuato il tiro? Eccolo qua. Bene. Quindi descrivi questo potere, cosa parte, cosa si vede, cosa non si vede. Mira il berretto, stato... mi raccomando. Berredino. Orribile, già ridanciato per il berredino. Eruzard, prima di scendere sul mondo esodita, era uno studente delle vie della veggenza. Ha preso bene i poteri e questa volta, continuando a concentrarsi, sviluppa ancora più potere. Questa volta le vibrazioni iniziano ad essere attorno a lui. Sta sfruttando tanto la sua forza. Non riesce più a rimanere silenzioso. Questa volta grida contro la bestia. È un grido bestiale, non sono parole, è proprio animalesco. Si sintonizza sulla bestia, sui pensieri della bestia. Entra nella sua mente e gli brucia il berrettino. Vai, lancia un D3. Questo è la femmina, giusto? L'esemplare più grosso? Esatto. Ok, quindi guaisce questa grossa creatura, rallenta sollevando spruzzi di terreno, mentre l'altra invece continua a correre verso di te e ti raggiunge. Questa creatura ti sovrasta. È alta almeno una volta e mezza un pachicefalo. E... scusate, sto leggendo la chat, mi fate morire. Quello che fa è scattare in avanti col muso. Prova a morderti. Questo è il tiro della creatura che fa 4 successi totali e deve parificare o superare la tua difesa. Quanto hai di difesa nella tua scheda? Difesa ho 4. Ce la fa a mordere. Esatto. Quindi quello che fa è serrare molto forte i denti sull'armatura e totalizzare
un tot di danno, che è in questo caso 7. Tu quanto hai di armatura? Così vi sto facendo anche un tutorial per voi altri ragazzi. Armatura, dammi un secondo. Certo. Date una fetta di lasagna ad Agonizer. Certo. Si trova sotto Defense. Io vedo un 7. Resilience, 7. Esatto, Resilience, bravo. Quindi quello che succede è che l'armatura, che è molto leggera, è psicoreattiva. E quando vieni morso, si indurisce, le particelle si avvicinano tra di loro, aumentandone la massa, in concomitanza delle punte dei denti, che non riescono a penetrarla l'armatura. Guadagni un punto di shock, che quando verrà azzerato ti renderà esausto. Al momento hai 6 e vai a 5. E finisce il turno di questa creatura. L'altra, che sta ancora barcollando, ricomincia a correre. Ed è quasi addosso a te. Cosa fai? Io ho ancora un dragone che mi sta mordendo, ancora i denti attaccati al mio braccio, alla mia spalla. Alla non tua riesco spalla. A penetrarli nonostante tutto, perché l'armatura, come hai spiegato te, è psicoreattiva. È come un tessuto leggero, sembra quasi poco più spessa di una giacca in pelle, però è estremamente resistente. È una delle poche cose che mi sono portato dietro dall'Arcamondo. Quello che vorrei fare è scrollarmi di dosso la creatura e provare questa volta a colpirla con la spada. Ok, allora va un tiro di mischia. La sua difesa è sempre 2, devi superarlo e guagliarla. Tiro di mischia. Benissimo. Quindi hai sufficienti successi, ne fai 1, 2, 3, 4, 5, 6... e tiri il danno. Come si tira il danno? Vai nella schedina, c'è un balloon, lo premi e l'esce in automatico. Ecco. Ma se uno scaven vende il suo formaggio prodotto da sua sorella in formaggio vegano? Sì, mi accollo alla risposta di Luca. Grazie di averci fatto da portavoce. Ok, descrivi come termini la creatura. Erulzard è un pacifista, ma sa che la sopravvivenza è prima di tutto. Questa volta non si risparmia. Questa volta lo colpisce con l'intento di ucciderlo. Dalla posizione ferma con la spada puntata in terra, fa un movimento rapidissimo, come le lancette di un orologio, gira la spada e colpisce la bestia sul collo, ferendola mortalmente e tranciandole il collo, se me lo permetti. O certo. Esagerato? No. Le tranci il collo, licore si sparge ovunque, questo incendia l'altra creatura. Finisce il movimento di nuovo puntando la spada verso il pavimento. Siete illegali in chat, ve lo volevo dire. Verso la prateria, no, verso il pavimento, non ci sono mattonelle. Non ridevo per quello, sta succedendo no, di tutto. No, mi sto distraendo anch'io dalla chat. No, vai, sono scusate. Bellissimi. Quindi la testa salta. E ritorna nella posizione iniziale, ferma, e guarda di nuovo intensamente negli occhi l'ultimo dei tre dragoni rimasti. Ed è quando guardi che noti che è a mezz'aria, su di te, con le fauci spalancate e gli artigli che grondano il tipico veleno. Ma un trio di velivoli velocissimi, sembrano delle moto, schizzano passando sopra di lui e gli sfondano il lato dello sterno. La creatura, che era in salto nonostante l'impeto, viene sbalzata a terra. Io sono felice, Erusard è felice di quello che è successo, però si china in terra e accarezza la testa della creatura per accompagnarla lungo il cammino verso il mondo degli spiriti. Ok. Questo trio di velivoli gira, compie una virata molto velocemente
e rallenta in maniera esponenziale, sollevando un sacco di polvere attorno a sé. Ci sono due figure che conosci. Scendono velocemente dai loro velivoli e si avvicinano a te. Una. Arrivo, pizza morte. Intanto salutiamo il buon Mick Matic. Benvenuto. Ciao, caro. Ciao, ciao Mick. Scusa, non ti ho visto, cacco. Bienvenue. Benvenue. Mi parlano di formaggi. Una serata dedicata ai formaggi. Spettros e formaggi, ragazzi. Allora, vedi due individui. Uno è grande per essere un Eldari e lo riconosci subito, è Odril. È robusto, parla poco e un cazzo, scusate, e odia viaggiare sulle astronavi. L'altra, la conosci anche questa, si chiama Tellesmera. Ed è una Eldari che si muove in modo aggraziato anche per essere una Eldari e si ricopre di ninnoli, orpelli. E sono davanti a te, col fiatone. Cosa fai? Io conosco Tellesmera e Odril. Li ho conosciuti all'inizio della mia avventura sul mondo esodita. All'inizio ho passato molto tempo da solo. Poi, pian pianino, ho conosciuto le tribù locali e sono stato accettato da una di queste tribù, tra cui loro due sono stati i primi a venirmi incontro. Io sono molto affezionato a loro. Salute, Tellesmera. È un piacere rivederti. Salute anche a te, Odril. Avrei potuto farcela, non avresti dovuto intervenire. E si annoia al campo. Stavamo cercando qualcosa da fare. Vero, cugino? E l'altro bofonchia. Sì. Ma c'è un problema. Ci sono dei visitatori. Sono venuti per te. Eruzard perde l'autocontrollo per un attimo. Non vuole visitatori. Sa chi potrebbero essere i visitatori e non vuole che si mischino col suo mondo. Suo nuovo mondo, la sua nuova vita, i suoi nuovi compagni. Non vuole che questi vengano coinvolti nelle trame degli arcamondi. Sì, insomma, vengono da Ulcari e hanno bisogno di aiuto. Io sono volontaria, andrò ad aiutarli. Odril scuote la testa sconsolato. Cazzo. No, Tellesmera, per favore. Andrò anch'io, ti dice Odril. E hanno chiesto espressamente che venga anche tu. Io verrò, ma solo se non verrete voi. Faccio notare che il buon Nebbia riscatta complicata la situazione. Arriva. Bombardato. Dal terreno emerge un paria Necron. No, perché no. Non può essere un mondo tomba. Ma se mi scrivi qualcos'altro, potrei anche considerarlo. Mentre ti lascio tempo per scrivere, continuo qua. Cosa? Vorresti che mi perdessi tutto il divertimento? Ti dice Tellesmera. E ti si avvicina. Grazie, Jack. Yes. Eruzard si avvicina con modo fraterno a Tellesmera. Gli mette la mano sulla spalla e gli dice: il mondo esterno non ne vale la pena. E me, qua è il vero mondo, questa è la vera vita. Cosa hanno chiesto? Hanno chiesto di presentarsi a Ulcari. Sai? Non hanno voluto aggiungere altro? Sì, dicono che è in corso un'invasione. È previsto che tu sia lì. E ti sorride. Non posso non esserci anch'io, vero Odril? E lui scuote la testa. Esatto, una cover dei System, fettina. Comunque Nebbia, se ti viene in mente qualcosa scrivimelo, è solo che il paria qua non c'è per quello.
Io ho modo di convincerli a non venire. Posso, certo, volando o tirando, sì, dadi, convincerli a non venire. Puoi fare su... controllo, eh. Puoi fare una prova di persuasione a CD3, ma te l'alzo a 5 per lo svantaggio. A meno che Nebbia non mi dia qualche altra idea. Nebbia e Paria ci saranno per un'altra volta. Ok. Faccio rimane così. A 3, perché abbiamo uno svantaggio utilizzabile. Faccio così, lancio persuasione e dopo te lo ruolo in quel modo lì. Vai. O preferisci il contrario? No, 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 vai. Allora, non solo è un insuccesso, ma è un insuccesso con un critico negativo. Uno dei dadi nel tiro, ragazzi, è sempre di colore diverso, si chiama dado ira. Se fa 6 un critico positivo, se fa 1 un critico negativo. Mi assegna un punto di una risorsa che io posso usare contro di voi e io me lo tengo stretto. Detto questo, ti guarda negli occhi Telesmera e ti dice: non verrò. Ora presto, vai, ci mancherai. E Odril continua a fare di no con la testa. Rusard, quando ha provato a convincere Telesmera, ha sbiascicato, non ha detto delle vere parole. Era indeciso nel cosa dire per convincerla e a rimanere. Ed rimane anche stupito quando lei dice che non verrà. Piacevolmente stupito, comunque. E Rusard non vuole che lei e tutta quanta o altri membri della tribù scoprano cosa c'è nel mondo esterno. Ok. E quindi cosa fai? Ti rechi al villaggio oppure fai altro? Io so che quando partirò non tornerò. Di sicuro non c'è niente, ma la probabilità che non torni è troppo elevata. Te ne rendi conto da solo, esatto. Mentre ci pensi, io passerei la palla altrove. In un luogo molto diverso, molto più illuminato, molto più sporco ed ora di sangue. È un'arena e viene proclamato gran nome l'entrata di Agonizer, che ancora deve entrare. A fianco a te, che ti saluta facendo un gesto, c'è Lamian. Hola! Allora io con la mia tutina nera entro e apro le braccia e cammino proprio, esatto, così accolgo le acclamazioni. E ci sono grandi acclamazioni. E faccio proprio una serie di inchini molto ampi e delle piroette fino a raggiungere il centro. Dopodiché tiro fuori il tridente e inizio a rotearlo. E quando lo fai, il pubblico esplode. Ti conoscono, sanno chi sei e cosa fai. E a un certo punto si zittisce. Una voce che conosci bene, quella del, chiamiamolo, capo della gilda, chiamiamola gilda, dei gladiatori di cui fai parte. Si chiamano... chiamiamole così. Sovrasta il silenzio che si crea. Era ora. Oggi è un giorno speciale, Agonizer. Vedili a terra davanti a te. E davanti a te c'è uno strano congegno. Oggi, visto che sei così bravo, combatterai con una mano sola. E noti che questo attrezzo sembra essere una specie di cintura che assicura il braccio dietro la tua schiena.
Ah, ok. Interessante. Allora, Agonizer in realtà sorride. Sorride proprio tirando tutta la faccia. E... tutto qui! Si mette la mano dietro il braccio, se lo lascia legare, e con l'altro mette mano alla frusta. Comunque vorrei far notare il sorriso di Agonizer, ragazzi, eccolo qua. Per chi è in chat. E quando fai questo, il pubblico ricomincia a gasarti. C'è dell'aspettativa, non per lo spettacolo, ma per la sofferenza che farai sprigionare. E lo sai perché è questo che ti inebria. E quando si allontanano i servitori, Agonizer sulle scatole di cereali. No, scusate. Ma è più bella quella di prima. Oggi Agonizer, per sopravvivere dovrai amputarti la testa. Altrimenti morirai. Bellissimo. Ok, bellissimo. È Agonizer un gran nome, hai ragione. Yes. Esatto. Allora, quindi ti trovi in questo, in questa arena. Le luci diventano ancora più forti, quasi accecandoti. E quando si riabbassano, non il rumore però, tre gruppi di tre individui si trovano nell'arena con te. Ok. Sono altri tre gruppi di tre drukhari, Eldari che come te perseguono lo stile degli antichi Eldar, con tutti i loro accessi. Hanno tutti una coppia di pugnali e ti guardano sghignazzando. Ah beh, qua sghignazziamo tutti, mi sa. Allora io proprio do un colpo a questa frusta che in realtà è la colonna vertebrale di una manticora enorme. Ed è tutta dentellata e finisce con una specie di punta acuminata. Proprio particolarmente letale. Ok. Quindi non ride, lo arrestano. Esatto. Quindi tu hai un'abilità che si chiama grido di guerra, che ti permette di fare quello che c'è scritto prima che inizi uno scontro. Se la vuoi usare, la puoi sempre dichiarare quando io ti descrivo situazioni in cui sta per partire uno scontro, proprio come questa. Oh yes. Chiaramente la userà appena mi danno il via alla battaglia. Proprio partirà. Ok, il via sai che non ci sarà mai, perché non ci sono regole a Cormorag. Ok. E quindi la tua abilità grido di guerra fa in modo che tu possa intraprendere una multiazione prima che inizi un combattimento. Una multiazione ti fa fare più cose con un malus più alto. E nella tua specifica abilità può essere un'acrobazia che dia un malus a un avversario o gruppo di avversari e subito dopo un attacco, prima che inizi il combattimento. Questo simboleggia il tuo modo di combattere. Quindi fai il tiro di agilità, poi quello di combattimento e descrivi tutto insieme. Perfetto. Allora, agilità. Va bene così? Va benissimo. E poi combattimento devo fare mischia, giusto? Esatto. Quindi con questo tiro di abilità abbasserai la difesa dei tuoi avversari per un turno. Uno di questi tre gruppi che mi descriverai e poi passerai all'attacco che stai facendo ora. Bene, quindi scegli un bersaglio di questi tre gruppi, sono uno a destra, uno a sinistra e uno davanti. Cosa? Quale scegli? Cosa fai? Descrivi. Allora, intanto io vado dritto verso quello centrale, anche se strategicamente probabilmente è la cosa più stupida da fare. Ma ad Agonizer non interessa. Esplode il pubblico. Se poteva raggiungere un maggior suono, lo raggiunge. E
e quindi si lancia al centro. E posso attaccare e fare del danno o devo descrivere l'azione? Allora, intanto come si avvicina? Questo lo vorrei sapere io. Allora, lui per un primo tratto corre. Poi, appena arriva a abbastanza, diciamo, a tiro, fa un grande salto e una piroetta in aria, e nel frattempo sta già vorticosamente agitando la frusta. Benissimo. Questa manovra spiazza a tal punto questo trio davanti a te che per un attimo sembrano quasi non realizzare cosa sta succedendo. Questo è il malus che gli infliggi di vulnerabile, che gli abbassa la difesa. Ora, quando colpisci un gruppo di avversari, si chiamano unità, in questo caso ne hai tre davanti, fatte da tre ciascuno, c'è il numeretto a fianco, lo puoi vedere. Ah, chiaro. Quando tu colpisci un'unità in combattimento, la sua difesa, se la eguagli, colpisci un avversario. E per ogni successo di cui superi il tiro, colpisci un ulteriore bersaglio al suo interno. La loro difesa è 3, scende a 2 perché sono vulnerabili, e tu fai 2, 4, 5, 6, 7, 11 successi. Descrivi, fai pure il tiro dell'arma con il balloon. Ok. Poi questo danno verrà applicato a tutti e tre. Descrivi come li termini. Perfetto. Okay. È un danno sufficiente per ucciderli, te lo confermo. Fantastico. Allora, quello che succede è che in realtà con la frusta, mentre a terra, bersaglia solo il primo davanti a sé, visto che sono tre, e ridendo proprio istericamente gli taglia entrambe le braccia. Quello grida e spruzza sangue ovunque. Intorno le grida, ti dico solo questo, si trasformano in lamenti di piacere in alcuni casi. Ah, anche Agonizer è molto felice. E poi, finendo la piroetta, gli finisce davanti, con entrambe le mani, gliele ficca nel costato. Aspetta, entrambe le mani in che senso? Cioè, nel fare la capriola, visto che ha tagliato prima, scende, sì. Nello scendere mette via la frusta, e poi con le mani... Ah no, in realtà ne ho una sola, beh, non ha importanza. Quello dicevo. Perfetto. Mette la mano libera nel costato di quella che ha davanti, gli strappa le costole e con un'altra piroetta le lancia in mezzo alla fronte degli altri due. Tum tum. Questi cadono ai lati. E adesso inizia il combattimento, tocca a te. Ride fortissimo. Mentre questi qua soffrono, anche perché quella che ha le costole strappate non è ancora morta, sta urlando. E allora di nuovo tira fuori la frusta. Ok. E guarda gli altri due gruppi ed è un po' indeciso. Dopodiché, per partire, anzi, prima di prendere la frusta, prende i coltelli di quello che aveva davanti e parte lanciando quelli verso il gruppo che ha alla destra. Ok, vuoi fargli danno? Voglio, sì, possibilmente ammazzarlo. Ok, tu hai una mano sola libera, quindi tiri fuori i coltelli e cerchi di attaccarli tutti e tre, sì, quindi in rapida successione. Va bene, il tiro è di mira e vale la stessa identica regola. Per ogni punto di cui supererai la difesa, colpirai un ulteriore bersaglio. Mira. Ci dissociamo dalla violenza gratuita. Grazie Nebbia, sono d'accordo. Allora, è un successo, tu fai 5 successi e li colpisci tutti. Ma fai uno col dado ira e io passo a 2 punti rovina. Ok. Fai un tiro di... Guarda, tirami 3 di 6. Ok. Chi non vuole fare la scatola dei cereali di Agonizer?
Eccoli lì. Perfetto. 1, 2, 5. Bene, descrivi come anche in questo caso li termini. Allora, succede che questa volta i coltelli sono stati lanciati ai piedi. E li centro perfettamente. 1, 2, 3. Li inchiodo a terra e poi sempre correndo verso di loro con la frusta, visto che è stato richiesto dalla chat, volano tutte e tre le teste. Bene, aggiorniamo il counter. Stack, stack, stack. Man mano che saltano, c'è una specie di onda, di baraonda di suoni indistinguibili ormai tra gli spalti. Ed è quello il momento in cui ti saltano alle spalle in tre. Stop. Arrivo, Pizza Norte. Ha ragione il Jack, sono confuso adesso. Dice, ma basta decapitarli, falli soffrire, Dio mio, c'è quella col costato aperto, ti ricordo. Ah, non ti preoccupare, sì, quella sta morendo piano, però dai, l'ultimo ti stupirò. Bene, quanto hai a difesa? Si chiama Resilience. Arrivo. Resilience ho 5. Ok, nel frattempo ti comunico, per le unità succede questo, fanno un tiro e sommano tanti dadi bonus di attacco, quanto la metà dell'unità che ti sta attaccando, quindi sono 3, avranno 2 dadi in più perché va per eccesso. Ok. Se mai li consumo di sorrisi, Jack. Allora, sono 6 giusto di difesa, scusami. Io ho 5. Ok, questa è la resilienza, invece difesa che okay. Si trova 6. Sì, sì. Fanno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 successi. Però vuol dire che questi rapidi come dei serpenti che schizzano fuori da un anfratto iniziano a pugnalarti. Arrivo, Sono 9 danni. Come funziona? Funziona che devono superare la tua resilience. Di ogni punto che superano, tu dovresti ricevere un punto ferita. Ok, io non ho modo di schivare, vero? Ce l'hai, però prima voglio sapere quanto è la tua resilience, così andiamo in ordine. Allora, tutto. Perfetto, resilience ho 5. Bene, questo vuol dire che 5 di questi 9 danni verrebbero fermati e 4 diventerebbero punti ferita che se ne vanno. Quando vieni ferito, ottieni un malus a tutto finché non vieni guarito o medicato. Puoi utilizzare il tuo punteggio di grinta, che si chiama nel tuo caso agilità, per trasformare i punti ferita che dovresti subire in un altro punteggio che si chiama shock, okay. Che se dovessi esaurirsi ti trasformerebbe in esausto. È un modo per non calare di punti ferita, ma trattarli come punti temporanei, diciamo. Ci sta. Beh, ovviamente mi sembra utile e quindi devo tirare agilità? Esatto. Ogni successo che farai è un punto ferita che diventa shock. Bueno. 3, bene. Quindi. 3. Subisci un taglio netto, dolorosissimo, ghiacciato, ma superficiale. E mi descrivi come schivi le coltellate di 3 persone che ti saltano alle spalle. Perfetto, volevo domandarti, quindi adesso mi scende qualcosa? Mi scende lo shock? Mi scende lo shock, sto tenendo io aggiornato, tranquillo. Ah, ok, perfetto. Allora, in realtà Agonizer è strano, perché questi danni che sta subendo, in realtà lo riempiono quasi di gioia. Nel senso che loro arrivano alle spalle, effettivamente lo stanno pugnalando e lui urla inizialmente, poi di nuovo all'inizio di dolore e poi sembra urlare quasi quasi di piacere e per un attimo si lascia pugnalare quasi apposta, anche se all'inizio non se n'era accorto. Forse potrebbe limitare un pochino le pugnalate, ma non lo fa, quindi urla
così. E poi e anche loro urlano. Poi? Dopodiché, se tocca a me... Sì. Faccio semplicemente un salto in avanti e poi lentamente mi giro e ricomincio a sorridere. È l'anima della festa. E ovviamente stavolta però prende il tridente, sempre con la mano libera. Ok. Vuole attaccarli tutti e tre in un unico colpo. Ok. Ti ricordo che il tridente è un'arma molto ingombrante, molto più potente della frusta, e ti dà un malus di 2 che aumenterà la difesa dei tuoi bersagli, quindi, che da 3 diventerà 5. Ok, beh, proviamo lo stesso. Vai. Quindi mischia. Mischia sono anche molto più forte. Confermato. Comunque dicono da casa, mettili in buste di plastica. Sculacciali e mettili in... Ah, sbucciali! Scusate, ci dissociamo da qualunque pratica violenta. Quindi, abbiamo quanti successi? 1, 2, 3, 5, 7. Con un 6 al dado Ira, che vi fa guadagnare una valuta, che vedremo tra poco, e anche il tiro di agilità, tra l'altro, l'ho visto adesso. E fa diventare il tuo attacco un attacco critico. Ora con 5 colpisci un bersaglio e hai superato di 2, quindi li colpisci effettivamente tutti in una mandata. Fantastico. Aggiungo solo questo, che il corpo, che il colpo è cruento, inonderà di sangue il terreno e avrà tutti degli effetti di gioco inutili perché di base li stai scoppiando. Vai pure. Oh yes. Comunque ciao Linda. Ciao. Buona fortuna col colloquio. Ciao. In bocca al lupo. Ciao. Buonanotte e allora in bocca al lupo. Ok. Quindi vai, descrivi pure, il danno è sufficiente. Allora succede questo. Lui fa sempre una delle sue piroette e stavolta il tridente lo fa andare a mezza altezza perché li vuole sbudellare, e succede questo: gli taglia la pancia tutti e tre, 1, 2, 3. Quando è sicuro e viene tutto, c'è questo schizzo di sangue enorme, quando poi è sicuro che di averli fondamentalmente ridotti a inermi, in sostanza, che non tali da non poter ribattere, l'ultimo, quello al centro, lo punto proprio e lo infilzo. Okay. E lo alzo e mi faccio inondare completamente dal sangue urlando. E infatti okay. Poi guardo la mia amica e le dico: vedi perché? La volevo bianca la tuta! Lei non ti può sentire perché c'è un degenero assurdo. Ma questo è uno dei momenti culminanti della serata, che andava avanti da un po'. E in effetti il terreno presenta delle altre macchie. E inoltre ci ha appena raggiunto Minea in mezzo alla folla che guarda Andrea a farsi una doccia di sangue. Come è andata la doccia? Bene Minea? Bene. La temperatura okay. Giusta. Allora, è tra le grida di giubilo intorno a te che ti rendi conto che c'è un'altra figura nell'arena. Non è un avversario però. È Sune, il capo della tua, chiamiamola gilda, di gladiatori. Lo sai che è molto tempo che ti osserva con invidia. E scende, man mano che si avvicina a te, le grida calano. Nessuno sente quello che viene detto, perché non siete amplificati.
e a un certo punto è proprio davanti a te. Ha un sorriso che mostra una falsità allarmante. Io sto assaporando la sua invidia, perché anche se a me piace provocare il dolore, anche le altre emozioni negative, se vengono da me, non mi dispiacciono. Niente restregoni, ma il sangue c'è. Ti osserva. Ha un viso brutto. È strano che qualcuno abbia un viso brutto da quelle parti, perché la chirurgia ricostruttiva è la normalità. È evidente che vuole avere questo aspetto. E ti dice: bravo, Agonizer. Anche con un solo braccio. Sì. Grazie. E sorriso, e sorrido. Anche lei sorride, sempre più indispettita dalla tua gloria. Hai vinto un premio. Mentre dice così, proprio finisco di grondarmi addosso il sangue, scarico il cadavere lì e faccio roteare il tridente e lo punto in terra. Ti ringrazio, Sune. Quello che ti sta per dire ti colpisce con una tale forza che è paragonabile a quella di una spettro guardia che ti carica con un'ascia in mano. E le sue parole, le sue labbra si muovono. Tu riconosci le parole, ma non senti niente, è ovattato. Capisci quello che ti sta dicendo? Verrai inviato, lo senti al rallentatore, di supporto. E lei, mentre parla, il suo sorriso diventa un ghigno. La sua faccia brutta viene proprio enfatizzata. Ai nostri cugini azuriani. Per aiutarli. Ciao, tesoro. Ti rendi conto che non vedrai più Komorag? È un modo per sbarazzarsi di te, ma non puoi fare niente. Ufficialmente. Tu ovviamente hai libertà di arbitrio su qualunque cosa. Ok, io rimango fisso a guardarla. Non so bene come reagire, in realtà. Quindi... Ti aggiungo questo, è preparata una tua reazione. Ti rendi conto che ti sta provocando e che è pronta a combattere. È anche armata. Sì, sì, ma in realtà lui non ha nessuna intenzione di attaccarla. È che proprio sta cercando di valutare la cosa. Non riesce forse tanto bene a capire. In fondo a lui non è che interessasse più di tanto. Potrebbe avergli fatto anche un piacere. Quindi... effettivamente non sa che cosa dire, fa un inchino. E lei si infastidisce perché tu non reagisci. Ti rendi conto che era pronta a combattere. Scaglia una daga per terra, lasciandola piantata nel terreno, e si allontana. Tutt'attorno riprende il boato, riprendono le luci. Ma tu senti ancora questo peso, come... qualcuno che sta per caricarti da vicino con un'ascia. E siamo altrove, siamo davanti a una spettroguardia forse impazzita. È a un passo da te. Cosa fai? Come dicevo, io sto cercando... Ho la spada, lo spadone in mano, ma vorrei tentare di bloccare la sua azione proprio per dargli una spallata e buttarlo a terra, respingerlo.
Perfetto. Questo si può fare, si chiamano azioni di interazione. Mi indichi come lo descrivi e vedremo la caratteristica adatta per farlo. Ok, tu mi hai detto che sta caricando con l'ascia, giusto? Quindi presumo stia col braccio alzato, ok. Descrivi tu, fai il tiro pure e poi mollati dove vuoi tu nella descrizione. Ok, spiegami praticamente un attimo il tiro che devo fare. Bravo, esatto, vediamolo velocemente. Apri la scheda, vai su Character Sheet. Yes. Visto che è su un'abilità, sceglieremo l'abilità più adatta in base alla tua descrizione. Quindi cosa vuoi fare? E poi tiriamo e poi vediamo l'esito descrittivo. Ok, allora, quello che vorrei fare è tentare di dare una spallata sotto il braccio che sta sollevando l'ascia. Cioè, quello che non la tiene probabilmente è abbassato, sta facendo la guardia. Io sto cercando di sbilanciarlo da quello che sta tenendo l'ascia. Come proprio a bloccare questa carica. Ok. E quindi è un'azione di atletica, mi sembra di capire questa. O di forza, dimmi tu. La tua scelta. L'intento è sbilanciarlo più che fargli del male, quindi potrebbe essere atletica. Bene, allora selezioni tra le abilità atletica col cursore, sali e dove c'è scritto Dice Roller vedrai dei dadini tutti in fila, premi e lui dovrebbe partire. Prima però seleziona atletica, esatto. Hai dei dadini a fianco dove c'è scritto atletica, continuando sulla destra, un balloon e dei dadini. Premi i dadini e lui fa il tiro. La CD è 3 e tu fai 5. Descrivimi come lo butti a terra. Scusate, ero mutato. Quello che sto cercando di fare è che praticamente sto ancora cercando di abituarmi a questo corpo. Di conseguenza, la cosa più intelligente che mi viene da fare è cercare di ricordarmi gli stili di combattimenti Eldar. Gli Eldar non sono famosi per la forza, ma per l'agilità. E quindi sto cercando di usare un po' una specie di via di mezzo tra una proiezione e una specie di tackle e cercare di farlo cadere, proprio farlo ribaltare all'indietro, di lato, poco importa. L'importante è bloccare la sua azione e proteggere Miret. Quindi mi chino sulle gambe mentre aspetto il colpo e quando è proprio vicino gli do una spallata, tenendo comunque lo spadone in mano però con la punta rivolta verso il basso, e proprio gli do un colpo sotto, diciamo, l'ascella, non so come definirla, lo spettrosso che ci attacca, quella che sta reggendo la spada, l'ascia, e lo butto di lato se non percepisco creature viventi. Magari se ci sono degli altri spettrossi, spettroguardie, poco mi importa, ma se non ci sono esseri viventi cerco di spingerlo di lato. Di lato o a terra? Vediamo se ho capito bene. Cioè voglio buttarlo a terra, però non voglio rimandarlo indietro, perché presumo che dietro di lui ci sia quello che l'ha risvegliato o altri che l'hanno... Quindi voglio proprio scartarlo di lato dandogli proprio questa spallata da sotto. E vola a terra, senti ronzare di sforzo lo spettrosso, boom, e finisce a terra. E dobbiamo fare iniziativa? È già iniziativa, okay. Tocca a lui. Quello che fa da terra è provare a mulinare in maniera sgraziata, perché probabilmente come te ancora non ha il controllo perfetto di questo corpo, lascia per colpirti le caviglie. Quanto hai di difesa? Let me check again. Scusa, yes. Tranquillo, la difesa si trova sui combat traits, è la prima. È perché per far vedere la plancia chiudo spesso la scheda, quindi... Non ti preoccupare, te lo... Se vuoi lo difesa ho 5. Nice. Ok, quindi quello che fa... selezionare, giusto? No, non per forza. Serve come classe difficoltà per essere colpito. Giusto. Farà un tiro con un malus di 2... perché si trova a terra, quindi la tua difesa sale a 7. Benissimo. E il suo tiro è di 5, quindi descrivi come non ti colpisce. Tocca a te adesso, appena finisce l'azione. Probabilmente ho uno sprazzo di reattività. Le spettro guardie non sono famose per essere
come dire, subito reattive, ma si vede che sto prendendo velocemente confidenza con questo nuovo aspetto. E magari scarto, spostando indietro la, il piede, o comunque la, lui mirava la mia caviglia, giusto? Sì. Quindi il piede più avanti si scivola all'indietro con, tracciando un cerchio sul pavimento. Probabilmente mi tocca anche, magari con l'ascia mi colpisce, ma non mi fa assolutamente niente. Magari lascia una leggera scalfittura sullo spettrosso. E tutto mentre sollevo in modo quasi istintivo lo spadone di fronte a me, perché so che adesso è il mio turno. È il tuo turno. E direi che la cosa che cerco di fare è di bloccargli l'arto, quello armato, e vorrei cercare di trafiggerlo e bloccarlo a terra, in modo tale che o non può più mulinare l'ascia, oppure tiene bloccato proprio, oppure le cade, lo lascia andare, non lo so. Benissimo. Allora, non te lo tratterò come attacco, ma come attacco di interazione. Vuol dire che non tirerai un danno, ma eseguirai quello che mi hai descritto, se riesci. Okay. È un tiro su mischia, per te non cambia praticamente niente tranne l'esito, e la classe difficoltà è 3, che scende da 5 di 2, perché l'avversario è prono in corpo a corpo. Va benissimo. Allora vado con mischia. È un tiro critico cosparso di 6, quindi sono 6, 10, 11 successi contro 3. Mi descrivi in modo assoluto e del tutto libero come tu rendi inoffensiva questa minaccia, con tanto di perfetta grazia e completo controllo del tuo costrutto di corpo. Corpo di costrutto. Corpo di costrutto. Allora, come ho detto, avevo preparato lo spadone di fronte a me in modo quasi rituale. Dopo aver schivato il colpo e aver fatto scartato indietro con la gamba, ho fatto calare tutto il mio peso mentre roteo lo spadone e la punta la dirigo esattamente all'incrocio, diciamo al gomito, alla giuntura che permette di mulinare quest'ascia. La punta della spada di Spettrosso penetra nel costrutto di Spettrosso, quindi quando questi due materiali identici si scontrano, probabilmente c'è dapprima un momento di resistenza, poi delle crepe e una leggera esplosione. Io mi immagino lo Spettrosso comunque com'è. Non è che me lo immagino, so che è anche un elemento parzialmente vivo e reattivo alla mente, alla psionica. Quindi mi immagino anche magari delle nuvole di fumo che emergono da questa ferita. Cavi non ce ne sono, è proprio tutto mosso dalla psiche degli Eldar. Quindi è come se proprio avessi rotto una bambola di porcellana dalla quale interno ha cominciato a fuoriuscire queste come si chiamano, queste piccole colonne di fumo e di scintille. L'arto che reggeva l'ascia adesso è per terra inoffensivo, e non so se la creatura in sé si sta muovendo o qualcosa. Di certo gli ho tolto la pericolosità, almeno per il momento. Tua completa padronanza della scena, scegli tu. Dipende tutto da cosa stanno facendo gli altri, cioè cosa percepisco intorno a me. Agghiacciati. Sono agghiacciati intorno a te. Quindi diciamo che non percepisco che la cosa sia sotto controllo ora che l'ho disarmato. Esatto. Okay. Lo sarà a breve, perché tu l'hai posizionato in modo che non possa nuocere. Ok, allora posso eventualmente staccargli il casco dal torso? Allora sì. Quando percepisco che disarmarlo non è una cosa che tranquillizza gli astanti, mulino ancora una volta lo spadone e distacco completamente il casco dal resto del corpo, e mi immagino che il corpo cominci ad emettere una serie di singulti. Anche qui lo Spettrosso si crepa emettendo fumo e scintille, e presumo che la magia o comunque il rituale che legava l'anima a questo fantoccio si interrompa, e questa minaccia, questa creatura, questo non morto
smette di essere pericoloso. Esatto, è proprio così. E quando questo succede, quando si stacca, si spezza il rituale, un grido psionico ti attraversa. Un grido psionico con le fattezze vocali di Mirit, che chiama il tuo nome ad un tono sempre più alto, fino a trasformare la scena intorno a te. Infatti, arrivo. Pizza morte, pizza morte. Pizza morte, pizza morte. Fettina che dice GG. Bellissimo. GG, sì. Stavamo giusto pensando a... a... Ci le... sono, chissà... Ah, ok, scusa, basta, lo chiediamo dopo. No, no, vai pure, vai pure. A quali saranno le interazioni tra i personaggi? Immagina, lo vediamo cosa... breve. Immagina cosa hanno da dirsi il mio e il tuo personaggio. Gloriosi. Scappati di casa che non so come collaboreranno. Proprio con la colla e con lo sputo, probabilmente. Esatto. Sarà divertentissimo. A proposito di sputo, no, sto scherzando. Tu, Ildor, quando senti questo grido, si fonde in un altro ricordo. PvP entro 3, 2, 1. Sì, mi sa che ci arriviamo presto. Hanno già un secondo PG, volevo dirvi, ognuno di loro. E non sei più in un corpo di Spettrosso, sei nel tuo corpo di carne. E hai tra le mani i comandi di un Viper, un velocissimo velivolo a due posti, piccolo, per metà scoperto, con sopra un cannone con un semiasse che permette di girarsi. Mirt è dietro di te e tu stai sfrecciando a una velocità incredibile dentro una giungla umida. Sai che il bersaglio non è molto lontano, quando arriva una comunicazione psionica. Dura una frazione di secondo, non ci sono parole, ma c'è la posizione del corpo di Amnar e della sua pietra dello spirito. È nella direzione in cui stiamo andando o è da tutt'altra parte? È da tutt'altra parte. E freno sul Viper, mi impunto con il peso con i piedi per farlo, è come se si imbizzarrisse questo mezzo, e lo ruoto tirando con tutta la forza che ho nella direzione in cui ho sentito questo grido psionico, la voce di Amnar. Ok, la squadra di Viper intorno a te, ce ne sono altri due che sfrecciano tra questi alberi contorti e nodosi, rallenta a sua volta. E uno, con la sua voce, ti chiama. Ildor, che diamine fai? Io sono a comando di questa squadra o ne sono una parte? Scegli tu. Sono una parte e me ne stacco. Li lascio proseguire con la missione mentre io proprio mi giro e vado. E comincio proprio ad accelerare, anche in maniera quasi incosciente. Cercando, schivando all'ultimo secondo gli alberi, e dietro probabilmente sento Miretta, anche lei leggermente spaesata da questa mia mossa. Ok, praticamente questa manovra ti butta dentro una zona piena di pelle verde, di orchi che state combattendo, ipertrofici, muscolosi, con questa tecnologia rude, grezza, rubata alle altre razze. E mentre sfrecci tra di loro, nessuno di loro ha il tempo di neanche accorgersi di cosa sta succedendo, perché tu hai un tuo obiettivo. Cosa succede? Stai per raggiungere questo posto. Io mi giro verso Miret, le prendo una mano e salto sulla parte frontale, diciamo sul lunotto frontale del Viper, e la tiro a me mettendole le mani sui comandi, staccandola dal cannone, perché lei era l'artigliera, diciamo, che stava sparando sui nemici. Lei ha gli occhi sgranati dalla paura, ma non osa dire niente, tant'è che prende subito i comandi e tu in un balzo sei dove dici di essere. Io localizzo per caso il corpo di Amnar. Sì, lo vedi. Okay. C'è una coppia di orchi che lo stanno tirando, uno per le gambe e uno per le spalle. È una visione orribile quella che stai avendo. Descrivi cosa succede. Vedo il corpo di Amnar che viene dilaniato da queste creature inferiori.
Mi volto verso Niret e le sfioro il volto con un amaro sorriso. E quando il Viper passa vicino a questi due che stanno profanando il corpo del mio compagno, salto e atterro proprio dando una spallata a quello che lo sta tenendo per le spalle e cerco di estrarre la pistola shuriken e puntarla verso chi è più vicino. Quello che sto cercando in realtà non è un contatto con il corpo, sto proprio cercando la pietra dello spirito di Amnar. Il corpo è spezzato, è andato, so che cercare di salvare il corpo sarebbe solo una perdita di tempo. Sto cercando la pietra dello spirito. Ok. E effettivamente la vedi, la indossa ancora, è nel castone dentro il petto della sua arma. Non ti faccio fare nessun tiro perché questo è un ricordo, le cose sono andate così. E lo sai perché nel circuito dell'infinito, dove hai riposato come spirito di un morto, hai rivissuto questa cosa migliaia, cosa dico, milioni, miliardi di volte. Come hai recuperato la pietra e come Miret ti ha portato in salvo? Mi sono chinato sul corpo di Amnar e ho, con un enorme sforzo di volontà, evitato di guardare il volto o comunque rimuovere il casco. Non so, non mi immagino se aveva ancora il casco o meno, ma non importa. È un ricordo tuo, potrebbe anche non essere vero, è un tuo ricordo. Ok, magari ho rimosso la parte se aveva o non aveva il casco, io ero concentrato sulla pietra. Mi sono chinato, appunto, ho raccolto la pietra. Nel frattempo Miret, alla quale sono parzialmente collegato perché essendo io pilota e lei artigliera avevamo comunque una connessione psionica, ha fatto una derapata e è tornata e sta arrivando verso di me. Io ho preparato il mio salto, sono saltato e ho afferrato con il braccio, ho sentito uno strattone alla spalla, probabilmente mi sono lussato la spalla riagganciandomi al Viper e in quel momento ho avuto per un attimo la speranza di dire ok, è tutto a posto, ho recuperato Amnar, pur non realizzando che Amnar è ora soltanto uno spirito dentro a questa gemma di Spettrosso. Ci stiamo allontanando dal campo di battaglia, stiamo tornando in posizione, stiamo tornando nella nostra squadra, quando il Viper viene colpito da un razzo degli orchi. Io sono il primo a essere, diciamo, sbalzato da dove sono e vengo proiettato in avanti oltre il Viper che si ribalta. Miret si aggrappa al timone, resta salda e purtroppo il Viper mi travolge. Vengo praticamente schiacciato più e più volte mentre il Viper finisce in mezzo agli alberi. Miret si salva per miracolo, ma l'unica cosa di cui mi rendo conto è che appunto il mio corpo è spezzato a metà, mi sto spegnendo, pressato tra un albero e il Viper, e Miret è l'ultima cosa che vedo mentre stringo tra le mani ancora la pietra di Amnar. Senti infatti nel freddo glaciale che si spande per tutto il tuo corpo un calore che proviene dalla mano che tiene la pietra. Ildor. E siamo di nuovo altrove. Chi di voi giunge su una grande nave? Chi di voi giunge da un portale? Chi di voi è già lì? È davanti alle meraviglie architettoniche di Ulcari. Ma Ulcari non è più un'astronave grande come un continente che trasporta la speranza degli Eldari che la vivono. È un rottame schiantato su un pianeta glaciale. È cosparso di cupole, alcune contenevano degli oceani, alcune dei biomi diversi, alieni, alcune erano gigantesche città. Il primo a giungervi e a vederla da lontano è Erul Zart. Ma qualcosa è andato storto nel viaggio per raggiungere questo sistema. Infatti Gilead, così si chiama per gli umani,
è circondato da una tempesta warp. Una tempesta warp è come una tempesta nel mare, ma nello spazio, di energia cruda. E parte della flottiglia che trasporta Erul viene smarrita nel warp, nel tempo e nello spazio, per non tornare mai più ad abbracciare i suoi cari. Grazie del vantaggio, Nebbia. Scusa, dello svantaggio. Eccolo qua. E vedrai che avrà anche risvolti ulteriori. E raggiungi quindi Erul, dopo numerose turbolenze, una parte di cupole esterne devastate. La parte riflettente esterna, come un grosso vetro, è esploso, i suoi frammenti ovunque tra chilometri e chilometri di neve e roccia. Entrate. Queste vostre navi, molto belle, molto eleganti, molto snelle, entrano in ulteriori cupole. Vedremo se si farà perdonare. Nebbia è lì coi sensi di colpa, no? Dai, hai fatto bene. E arrivi infine in una parte, una grande cupola con dentro una città leggermente in obliquo, proprio che segue il rottame. Adesso vi porto anche l'immagine, scusate. La nave in cui sei te, che si chiama L'Ultima Speranza, raggiunge un enorme edificio di spettrosso. E quando viene agganciata, su tutta la sua superficie c'è un'enorme patina di goccioline di condensa. Erul, senti da lontano il portellone che si apre. Cosa stai facendo mentre stai per sbarcare? Erul Zard per tutto il tempo è stato molto silenzioso, molto malinconico. Ha pensato: perché hanno scelto proprio me? Chi mi ha cercato? Possa essere stato mio fratello che mi ha fatto cercare. Come ha fatto a trovarmi? Ha fatto tutto il possibile per non essere trovato. Con molta malinconia e molta tristezza per aver dato un ultimo addio ai suoi amici, alla sua nuova vita che aveva trovato e per essere ritornato alla vita da cui era scappato, scende dall'astronave, fa un passo e si ferma subito. Riguarda le cupole di spettrosso e pensa agli alberi, ripensa alla prateria, ripensa ai deserti, ripensa alla vera vita che aveva trovato sul mondo esodita. Si chiede che cosa succederà adesso. Pizzu, ti piaceva di più Odril o Tellesmera? Sicuramente Tellesmera. Odril era un orsacchiottone, però Tellesmera si faceva vedere bene. Ok. E a qualche decina di metri di distanza, su un altro pontile collegato a un'altra delle navi, la vedi, una delle prime a scendere, e corre verso di te, in lacrime. Le vado incontro. E ti dice: avevi ragione! Siamo stati degli stupidi a seguirti, Odril! Era sulle altre navi. Cerco di rimanere impassibile. L'abbraccio. E lei non rimane per niente impassibile e convulsamente ti preme, ti schiaccia. Sapevo che questo mondo avrebbe portato soltanto malinconie. Dispiace. L'ultimo addio ad un amico è il peggiore. Mentre dici questo, un'altra serie di navi, molto più puntute, molto più longiline, si avvicina e tu, Erul, senti gli altri Eldar intorno a te rabbrividire involontariamente. Agonizer, o meglio,
io ti chiamerò Agonizer, ma che non ti voglia presentare in altro modo. Descrivi che aspetto ha la flotta puntuta, aggraziata e predatrice dei Drukhari che ti sta portando sul Kari. Effettivamente, allora io purtroppo non ho gran dimestichezza con le loro forme, ma mi immagino delle navi magari non enormi, ma piene di rostri, come dire, e rostri e creste frastagliate, ok? Molto, sembrano quasi delle punte di freccia, e che si materializzano e silenziosamente fendono l'atmosfera e si appoggiano sul suolo. Ok, è un suolo che corrisponde a uno dei pontili di attracco, lì dove c'è anche Erol, te lo dico. Perfetto. Quello che però magari non si aspettavano di vedere è un Agonizer legato. Definisci legato. Definisco legato significa che praticamente i suoi amici, e in particolare la sua sottoposta preferita, Lamia, grazie, sa perfettamente che questi viaggi qua lo fanno innervosire tantissimo, perché i viaggi sono lunghi e lui, quando non si può sfogare, va in paranoia totale e diventa matto. Quindi l'ha legato e lui è stato praticamente fatto scendere tra le sue stesse urla, e non vede l'ora di liberarsi, mentre lei è probabilmente lì che dice: sì, va bene, adesso ti sgancio. C'è un piccolo drappello armato che vi si frappone, al contrario di quello che è successo con le flotte degli esoditi arrivate. Non molto lontano, Ildor, vieni teletrasportato attraverso un enorme portale di due archi che rappresentano due spettroguardie chine, alla presenza di altri come te e degli psionici che vi accompagnano e vi guidano. Pochi metri dopo essere usciti, vi ritrovate in un grande salone che sbocca in uno spazio in cui ci sono queste navi che stanno attraccando. Da qui in poi, ragazzi, lascio descrivere voi, perché è il punto in cui vi incontrate. Dacci tu il tempo, allora, i turni. Io direi che per primo ha libertà Ildor. Ok. Quante ore saranno che sono sveglio? Ore, giorni, non lo so. Non lo sapresti dire. E se non fossi guidato da degli stregoni, non sapresti bene neanche dove mettere i piedi, probabilmente. Ok. Diciamo che comunque è passato un po' di tempo indefinito da quando mi sono risvegliato, e quindi sto prendendo pian pianino coscienza di tutto ciò che mi circonda, e quando attraverso il portale Warp e entro in questa zona, in questo spiazzo, è come se fossi direttamente connesso a tutto l'arcamondo. È come se i miei piedi, che toccano il pavimento di Spettrosso, si stessero diffondendo in tutta questa navicella semiviva. Percepisco i pieni e i vuoti come se fossero una parte di me, percepisco le menti, percepisco il ciclo dell'infinito che si muove, percepisco gli altri Eldar intorno a me, e probabilmente se incontro qualche Eldar o percepisco una forma vitale che mi risponde come Eldar, perché gli Eldar sono creature estremamente psioniche, probabilmente saluto anche con un cenno del capo la spada ce l'ho, diciamo,
nel fodero. A riposo, sì. A riposo, è a riposo. Quindi probabilmente porto la mano al petto e faccio un cenno con la testa. E anch'io, quando la flotta spettrale dei Drukhari arriva sul posto, ho una specie di brivido, perché percepisco queste creature come vive, ma i loro cervelli non mi trasmettono lo stesso potere psionico, perché i Drukhari hanno quella parte di loro che li rende creature psioniche, che è stata lasciata andare, è stata trascurata al punto di essere totalmente atrofizzata. Per me sono creature vive ma vuote, non rispondono a ciò che io penso siano gli Eldar. Per me non sono effettivamente degli Eldari. Quindi, con tutta probabilità, mi avvicino al gruppo degli Esoditi, percepisco forse anche una specie di risonanza di dolore dalla compagna di Eruzard, di cui non ricordo il nome. Di cui non conosci il nome? No, ma non ricordo io Luca. Ah, ok, non potevo dire il nome. Ellesmera. Ellesmera, percepisco questa presenza, questa donna Eldari spaventata, triste, devastata, e questo Eldari maschio che è Eruzard, di cui ancora non conosco il nome, che cerca di contenere i suoi sentimenti. E probabilmente percepisco anche Agonizer che urla, che strepita, che si sta, diciamo, facendo trasportare fuori dalla sua navicella. E sono come infastidito da queste urla, è come il rumore delle unghie sulla lavagna. Quindi lo sento, ma vorrei non sentirlo. Ok. Iniziano a sbarcare tutti gli abitanti e i passeggeri di queste navi. Ma è come se voi tre e le vostre situazioni legate, quindi Lamian, Telesmera, nel tuo caso no, Miret non è con te, sembra aver proseguito senza di te, ma qualcun altro hai a fianco, fossero gli unici davvero presenti, mentre gli altri scorrono a una velocità diversa dalla vostra. Agonizer. Agonizer ci mette un po' effettivamente a calmarsi, proprio appena finalmente si rende conto che può ricominciare a vedere qualcosa di diverso dai suoi compagni e può finalmente toccare terra. Piano piano si riprende la calma, e quando Lamian si accorge che finalmente è tornato in sé, ci mette comunque un po', lo libera e gli ridà anche le sue armi. E lui è come se si stesse calmando da un attacco di isteria. Dopo un po' si scrocchia il collo, riprende il suo tridente e cammina in avanti. Verso gli altri due, non so se siano vicini. Sì, sono avvicinati, perché diceva che si è mosso okay. Verso di lui. Allora cammina verso di loro e mano a mano che si avvicina ricomincia un pochino ad assumere il suo fare baldanzoso e a sorridere. E si infila qualcosa sulla mano destra. È in mano destra la scena, Si avvicina agli altri due. Noi non sappiamo, cioè, in realtà, se dobbiamo legare tra di noi o... No. C'è okay. Solo questa sensazione che gli altri scorrano intorno a voi. Ok. Allora semplicemente mi avvicino a loro, che io so comunque loro chi sono, proprio li riconosco, non so... No, non li hai mai visti, non sai cosa siano. Non so neanche, cioè, so almeno se sono Eldari. Sì, uno sicuramente, cioè loro sembrano Eldari, quella cosa enorme che si muove, assolutamente no. Ok, allora sono sicuramente attratto da questa cosa. Però prima mi muovo verso l'altro Eldari.
Lamian fa: oh, vuole fare amicizia. Esatto, poi è vero. Quindi fa un inchino. Salve. Quindi a Erul e a chi ha abbracciato, cioè Telesmera, giusto? Sì, 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 sì. Ok. Fa un salve generico a tutti e due, ma poi si gira verso Erul Zard. Con chi abbiamo il piacere di parlare? E si gira verso Lamian. Parliamo. Eruzard si frappone fra Telesmera e Agonizer, in modo protettivo verso Telesmera. Non puoi non notare che sta soffrendo atrocemente Telesmera. Infatti, forse è anche il motivo per cui mi attira questa coppia più dell'altro individuo. Dico, quando si frappone sorrido ancora di più e dico: che c'è? Io sono Agonizer. E gli tendo la mano. Continuando a rimanere in posizione protettiva verso Telesmera e continuando a guardare Agonizer, piego un po' la testa indietro e parlando verso a Telesmera le dico: vedi, era questo il motivo per cui non volevo portarti qua. Sono queste le emozioni che hanno distrutto la nostra gente. Sono questi i motivi per cui dovremmo vergognarci. I suoi occhi grandissimi, colmi di lacrime, dalle iridi verdi molto chiare, cadono su di te. E dietro di te senti fremere Lamian. Agonizer. Io sono lì con la mano tesa, che sorrido. Non so, stringi non la mano? No, la mano. Okay. No, mi fai schifo. Ottimo. Allora la rivolgo verso l'altra Telesmera. Verso Telesmera. Lei guarda te come... Lei guarda te, Erul Zard. E poi guarda lui. Con le lacrime sempre. Allunga la mano verso di te. Io metto la mano sulla spada, in gesto che sono pronto ad intervenire in qualsiasi momento se continuasse ad avvicinarsi o infastidirla. Parlavamo di PvP prima, vero? Giusto per ricordarmi. Posso tentare di prendere io la mano di Agonizer? Certo. Perfetto, quindi quando vedo che si rivolge verso Telesmera, allungo lentamente il braccio e la mano verso quella di Agonizer, cercando nel vuoto questo corpo che a me non risuona tale come un Eldari. Sono incuriosito, allo stesso modo parzialmente schifato, un po' come Rulzard, ma voglio, come dire, dire la mia, o meglio fare la mia. Quindi cerco di prendere la mano di Agonizer. Ok, allora è un'ottima idea, Mose, ma lo svantaggio è di Andre, quindi aspetto la sua opinione. Mentre la scrivi, la idea, diciamo, quanto stringi? Non stringo a faglie male, è una stretta che cerco di calibrare come una normale stretta. Quindi mi prende la mano il costrutto alto 2 metri e passa, sì, ti prende la mano. Ok, allora, vedi che quando mi stringi la mano, io non sono tanto contento perché volevo che me la stringessero gli altri. Però non ha importanza, tu puoi sentire chiaramente, però non credo che possa provare qualcosa, che sul palmo della mano c'erano come delle punte.
e ti rigano lo spettrosso. Allora adesso schiaccio. Voglio fargliele entrare nella sua mano. Vuoi farle entrare? Sì. Se sento allora... che lui ha cercato di ingannare me o qualcun altro, la prima cosa sarà adesso chiudo la mano a pinza e adesso queste spine diventeranno parte di te allora. Ok, e così succede. Descrivi tu, Agonizer. Intanto, Andre, scrivi, se no mi tocca inventarlo a me e vi tolgo tutto il divertimento degli svantaggi. Allora, io urlo di dolore. Se mi entrano nel palmo della mano, io urlo fortissimo. E poi faccio per togliere la mano, non so se me la tieni oppure no. La tengo. Ok. Io comunque urlo e poi comincio a ridere fortissimo. Ridere e comincio a sgranare gli occhi e a fissarti. E dopo un po' ti dico: bravo! Bravo! Tu mi piaci! Percepisco probabilmente il calore del sangue di Agonizer che entra tra i miei meccanismi della mano. Sento il bravo, è una parola che a me suona strana, provenire da una creatura così vuota, così parzialmente insulsa per me, perché una creatura così a me non dice assolutamente niente. Ed è normale, cioè è chiaro che mi sono messo appunto in mezzo per proteggere gli altri Eldari. Dopo un po' lascio andare la mano, ma proprio non è che ti spingo la mano o la tiro di lato, apro semplicemente il mio palmo meccanico, dove probabilmente ci sono ancora i segni delle punte che avevi in mano, ma è tutto insozzato di sangue. Il tuo sangue. Sì, sì, e io quando mi molli mi giro verso Eruldzard e con il sangue... Ah? Glielo faccio vedere così e glielo schizzo anche un po' addosso. Inevitabilmente vieni colpito dal sangue di questa creatura completamente folle. Io aspetto ancora un paio di minuti, poi lo do io lo svantaggio, anche perché siamo in chiusura, ragazzi. E poi inizio a ridere di nuovo e guardo Lamia. Ok, guardi Lamia e abbiamo il nostro svantaggio. Quando guardi Lamia, si sta tenendo coi denti il labbro inferiore. È chiaro che la situazione l'ha attivata. Ma, questo è lo svantaggio? No, adesso lo svantaggio. Non è l'unica persona che ha reagito così. In effetti, le schiere che stanno scendendo dalle navi si sono come ghiacciate e lentamente girano la testa verso di voi. Sai che questa situazione finirà molto male. Tant'è che alcuni passano le loro mani sulla loro armatura, estasiati. Altri iniziano a sfilare le lame. Altri ancora sfilano le armi e tolgono le sicure. Sta per succedere un casino qui. Ma lo scopriremo la prossima volta. Io saluterei, ragazzi. Salutiamos. Ciao ragazzi. Buonanotte. Ciao bellissimo. Ciao. Buona fortuna con i guancialini per metterci in difficoltà. Ciao. Ciao. Ciao.